qui per noi. Volano, sono i nostri eroi. Sogna l'USA, lenta la città, Pelulezze, brucia l'anima. E Pelulezze, ale, urla e gioia quando segnerà. Lacrime dal petto se si perderà. Giallo, rosso e fede all'anima, Pelulezze, brucia l'anima. E Pelulezze, ale. Ben ritrovati, nuova puntata di Piena e Ciò. Oggi 23 novembre sfidiamo i mondiali, c'è in diretta Canada-Belgio. Andrea, come al solito, ci racconterà cosa sta accadendo. Mercoledì scorso ragazzi, vergognoso, due rigori vergognosi non dati al Canada, incredibile. Cioè davvero sono indignato, perché non lo so, cioè, i poteri forti forse vogliono il Belgio vincitore. Attacco gli esperti al VAR presente in Qatar. Pazzesco. No dai, davvero, è assurdo. Non hanno dato... Allora, il primo, non si sa se c'era un fuorigioco o meno, ma il secondo, cioè, gli ha pestato il... Noi a Lecce, per un episodio del genere, faremo polemica per anni. Ha pestato il piede del giocatore in area di rigore, del giocatore del Canada, quello è caduto. Hanno aspettato, però non è andato a vederlo al VAR l'arbitro, perché ha aspettato il check e hanno detto di continuare. Cioè, incredibile. Mi stai facendo una cronaca drammatica, Andrea, davvero. Io no, e poi ha segnato Bacioai e quindi il Canada sta perdendo. Cioè, questo è da Lecce questa cosa. Cioè, due rigori non dati e poi gol subito. Ragazzi, denuncia sociale di Andrea Sperti. Adesso passiamo al nostro Lecce, perché Sperti non ne ha per nessuno. Buonasera a tutti, buonasera ragazzi. Ciao. Oggi ospiti Romeo Papini, giornalista della Padula, che non è il calciatore, giornalista di calcio in pillole, così parliamo del Lecce visto dall'esterno. Comunque sia, andiamo a gamba tesa sugli argomenti di giornata. L'argomento più concreto è Edoardo Bove, perché questo nome è iniziato a circolare a livello nazionale per un po' di giorni, poi Corvino a Piazza Giallorossa ha detto magari arrivasse Bove, sostanzialmente ha detto questa cosa. Ci siamo informati, c'è una trattativa per Bove e questo magari di Corvino non è neppure impossibile. Insomma, lei c'ha fiducia di poter prendere Bove, un centrocampista della Roma. Attualmente si tratta sulla base del prestito con diritto di riscatto, ma non è da escludere che la Roma possa strappare il controriscatto. Di sicuro il Lecce vuole Bove ed è possibile che Bove vada al Lecce. Intanto Andrea risponde a questa domanda, perché probabilmente sono uno dei pochi a poter rispondere, perché l'altro giorno dopo la conferenza abbiamo fatto il giro di campo, cioè siamo scesi in campo col presidente e abbiamo chiesto appunto questa cosa al presidente: come mai le reti della porta prima erano giallorosse e mo sono bianche? E lui ha detto che prima dell'Atalanta lui aveva detto al magazziniere, al custode del campo, esatto, di rimettere le reti vecchie, perché queste giallorosse portavano sostanzialmente sfiga, no? E effettivamente lo ha fatto, e poi abbiamo vinto con l'Atalanta e ha detto che mo restano quelle bianche. Quindi è svelato questo retroscena. Adesso Andrea, vai dritto su Bove, che non sarà il prestito secco, perché il prestito secco è cosa può tenere la Roma. No, Bove è un giocatore, giovane. Io non ho visto tante partite, ho visto spezzoni e poi ho visto qualche video anche su YouTube che si trova facilmente. È un giocatore interessante, giovane, di quantità e qualità, forse 60-40, quantità 60-40, qualità, nel senso che comunque un giocatore che ha nelle corde l'interdizione, però non disdegna nemmeno il passaggio filtrante, la verticalizzazione, quindi è un giocatore completo, ovviamente giovane, molto giovane, e Lecce secondo me sarebbe la piazza giusta, no, per lanciarlo al grande calcio. È uno che ha fatto già presenza in Under 21, in Conference League, in Europa League, quindi ha un po' anche di esperienza internazionale.
Certo, Filippo, secondo me non è quel centrocampista che toglie il posto a uno di quei tre, no? Dei tre titolari ad ora, Blend, Gonzalez e Hjulmand. Io credo che arrivi Bove, non è il centrocampista che va a rompere gli equilibri. Ecco, il centrocampista che si può giocare il posto e che può rappresentare anche un'alternativa forse più valida rispetto a quelle che abbiamo al momento. Su Bove ci chiede informazioni. Io mi sono sentito con un giornalista della Roma che segue il settore Giocava più giovanile. avanzato forse giocava più avanzato. Mi ha parlato di vertice alto di centrocampo, però non mi ha detto trequartista, ha detto vertice alto di centrocampo, quindi era un centrocampista avanzato. Però mi ha detto sostanzialmente: intanto con noi c'è anche Stefano. Ciao Stefano, siamo in diretta. Mi ha detto sostanzialmente che non ti sentiamo, Stefano, o perlomeno io non ti ho sentito. Poi non so se Andrea ha sentito. No. No, non ti sentiamo. Comunque sia, mi ha detto che a lui ricorda un po' Frattesi, è un centrocampista di quantità, non da una qualità sopraffina, che comunque in attacco si fa vedere, non è un trequartista puro, ma in attacco si fa vedere, e che è un giocatore di quantità e quindi la fase difensiva è un buon cagnaccio da questo punto di vista. Come si colloca Bove in questo Lecce? Bove si colloca nel giro dei centrocampisti validi, per i quali non è un problema dirlo, per me è in realtà. Dire oggi che su sei centrocampisti tre si sono rivelati validi e tre si sono rivelati non validi ad oggi, ovvero Askilsen e Bistrovic e Helgason non si sono rivelate delle alternative che sullo stesso livello di Gonzalez e Jurman Blend. Quindi si colloca nell'ottica di avere dei centrocampisti validi. Lecce reputa che lui possa essere un centrocampista valido e quindi senza fare ragionamenti chi è titolare, chi non è titolare, perché il concetto di titolare è molto ampio, nel senso 2 giornate fa era titolare Sissé, era titolare Banda, poi sono titolari Francesco e Colombo, bastano 2 prestazioni buone per diventare titolare. Sì, È però al uno centrocampo è un po' diverso, nel senso che comunque il centrocampo quei tre nelle ultime giornate hanno fatto oggettivamente la differenza e si è trovata una quadra, no? Cioè con Blen, Gonzalez e Hjulmand invece ha trovato una quadra che non aveva trovato prima. Quindi io penso che Baroni ripartirà da loro. Poi, ovvero, se dovesse arrivare una mezzala di assoluto livello, già pronta, non è, Bove magari sarà di assoluto livello, ma non è adesso perché è troppo giovane. Arriva una mezzala di assoluto livello, magari si può scombinare un Ne po'. Può prendiamo due scombinare i piani. comunque, Andrea. Ne prendiamo Appunto, due appunto. di mezzali. Cioè, nelle intenzioni c'è cioè, di prendere 2 mezzali. A me il nome di Bove piace, sinceramente. È uno di quei giocatori che seguivo già prima e che apprezzo particolarmente. E faccio lo stesso discorso che feci con Colombo in estate. Se non lo lancia il Lecce, chi lo deve lanciare Bove nel calcio italiano? Per me è un calciatore valido. È un calciatore che merita di essere lanciato in Serie A. E chiaramente chi lo può lanciare? Di certo non la Roma che ha Wijnaldum e tanti altri centrocampisti, lo possono lanciare i Lecce, i Verona, i Cremonese, i Samp, e io sarei felice di lanciarlo proprio perché a me piace tanto. E Io spero sento un eventualmente. amplificatore nelle orecchie. C'è un rumore Stefano, prova a strano. parlare, vediamo un po' com'è la situazione. Lontano. Situazione terribile, Stefano. No, non sta andando bene il microfono. Nulla, non ci sentiamo proprio, non so cosa sia successo. Vediamo un po'. In merito alle uscite, noi parliamo di quello che sappiamo, nel senso è chiaro che si faranno delle valutazioni, immagino io, sugli Stoschi, su Helgason, su Setin. È intuibile una cosa del genere, però noi sappiamo per certo, e ve lo diciamo per certo, che Lecce farebbe uscire con piacere Tuglia, Bjorkgren e Rodriguez. Noi abbiamo saputo queste tre pedine che Lecce farebbe uscire con piacere. Di cui Rodriguez in prestito e gli altri due a titolo definitivo. Quindi questi ve li diciamo Anche perché Filippo Tuia 100%. è scadenza di contratto, no? A giugno, quindi perderlo a giugno a zero, noi l'abbiamo preso a zero. Quindi magari se riesci a monetizzare un minimo o comunque a risparmiare Centomila, l'ingaggio duecentomila. fino a giù, perché Tuglio comunque in Serie B è un top, è un giocatore comunque che in Serie B va bene. Ora Adesso ti ci vediamo dovremmo per caso. essere, Ciao cari, Stefano. ciao, Mi eri scusate, collegato da oggi un get, da un boot, no, per perché, veramente. no, perché ho provato, Nel sottoscala stavi. perché praticamente Andrea mi aveva detto l'altro giorno, mi raccomando, fallo dal computer perché sono di fotte la batteria e del Eh telefono, sì. va bene, però in realtà invece la cosa non è andata nel migliore dei modi. Ho sentito tutto, state parlando di Bove, giusto? Sì, Bene, di mercato di Bove. io forse a qualcuno ho detto che secondo me Bove è uno che se ci crede può diventare il nuovo Munari,
Perché io la vedo, lo vedo così, nel senso che un giocatore, come dicevamo anche la scorsa volta, di quantità, è un ragazzo di gamba, che però ha anche i tempi di inserimento. Non è quello dell'ultimo passaggio, secondo me. Però, come dice Filippo, anzi, come ha detto Filippo, sarei ben felice di vederlo crescere, qui a Lecce. Perché ha tutte le carte in regola per far parte di una formazione come quella giallorossa. È un ragazzo giovane che ha voglia di mettersi in mostra e sicuramente potrebbe anche inserirsi in un ambiente favorevole, a differenza di quello di Roma, che è un ambiente invece un po' ostile nei confronti dei giovani. Quindi a Lecce avrebbe veramente tutte le carte in regola per fare del suo meglio. Adesso, se la domanda è questa: a Lecce serve Bove? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. E, come ha detto Corvino, il direttore, in qualche uscita televisiva, io ritengo che sia opportuno, se ci sono i presupposti per riuscire a strapparlo con qualche diritto sul cartellino. Sarebbe importante andarlo a prendere. Quindi vi dico che se la seconda mezzala deve essere Bove, o comunque c'è, diciamo, una delle caratteristiche di Bove, sceglierei lui, ma solamente per un identikit, più che altro Ma ne dato arrivano due, dalla Stefano, gioventù. cioè E infatti poi nelle intenzioni e ce ne arrivino due, Sì, perché infatti arrivo qui. Cioè, secondo me, se poi a Bove viene affiancato invece quello che secondo me a noi serve veramente, allora abbiamo raggiunto l'ottimo. Se invece Bove dovesse rivelarsi il centrocampista che dovrebbe inserirsi in un centrocampo per aggiungere delle caratteristiche che mancano, direi di no, perché oggi, vabbè, non ci sono delle caratteristiche vere e proprie di Bove nel nostro centrocampo, però non è quello che ci serve veramente. Cioè, a noi serve un centrocampista in questo momento, dicevamo anche altre volte, che porti dei bonus, che purtroppo dal centrocampo stanno mancando durante quest'annata. tanto abbiamo saputo che stava circolando questa foto di Barone e di Corvino che sono a Firenze, Barone e Corvino, però non è di calciomercato il loro viaggio. Per questioni private, per questioni personali, loro si trovano a Firenze, però possiamo dire, perché andiamo a verificare il nostro buon Francesco Romano. Detto ciò, su Bove, io penso, vabbè, a prescindere che Filippo, sia non ti quello che vedi sappiamo. benissimo, Filippo, ti vedi un po' rallentato e un po' sforato, no? No, Oggi davvero. Andrea fa il controllo qualità, quindi Eh no, davvero, attenzione, allora te lo perché dico perché ti meglio che posso non mi saltare vedo. lui. Basta che mi sentite, basta che mi Sì, sentite, però ti meglio che non vediamo mi un po' vedo. rallentato, però come ti vedi tu? Ti Ti vedi, vedo dai, in uno questo spettacolo spettacolo di benissimo, quindi sosta? meglio che mi sentite. Va bene, come vuoi. Allora, io penso semplicemente che secondo me abbiamo trovato la quadra a centrocampo, poi c'è sicuramente un centrocampo migliorabile, ma secondo me non è un centrocampo facilmente migliorabile nell'ottica del fatto che a gennaio faremo mercato a zero, nel senso che quello che esce entra. Quindi centrocampo è migliorabile, ma non è scontato migliorarlo senza dei grandissimi fondi. Quindi io mi accontenterei di vedere questo bel terzetto che a me piace, Blaine Gilman Gonzalez confermato lì, e poi vedere delle alternative valide nei Sì, momenti in Filippo, infatti cui. quello è, perché poi devi sperare che Blen, Yulman e Gonzalez facciano 23 partite, stiano bene, non siano mai squalificati. Quindi se tu invece riesci ad avere delle alternative valide, può essere Bove, può essere, perché secondo me ad oggi ti dico, non è detto che serva quel centrocampista di grandissima qualità che chiedevamo, perché la volta si è trovata. Quindi ovvio che lo vorremmo tutti, cioè io vorrei lo Zurkowski della situazione, per dirne uno. Però se non dovesse arrivare e arrivano due giocatori del livello di Bove, un altro di quel livello, va bene uguale, perché comunque lo alzano il livello del centrocampo, Io secondo me. non sono diciamo, completamente d'accordo con te, Andrea, perché io credo che invece quella mancanza che noi rilevammo già in estate, in realtà l'abbiamo anche constatata durante questa prima Fino a parte della quando non c'è stagione. stato Blen, però, perché poi Blen, Yulman Gonzalez l'hai trovato la quadra, perché hai cercato di, cioè hai dato meno compiti difensivi a Yulman, che ha iniziato ad impostare.
anche a Gonzalez si è spinto un po' di più, diciamo che nell'ultimo periodo abbiamo fatto comunque con più costanza il 4-2-3-1 con Sì. Gonzalez un po' più dietro la punta, e Blaine e Yulman a randellare, soprattutto Blaine, ritira comunque quell'equilibrio, no? Quindi poi Sì. vallo a trovare un giocatore come Blaine. No, vado a trovare un giocatore come Gonzalez. Cioè, allora, il discorso è Appunto. questo, cioè dovevamo cercare un giocatore come Gonzalez, però con Pronto. l'esperienza, sì, con Pronto. un'esperienza che ti dia quella tranquillità nella gestione della palla quando vai ad affrontare squadre Ma che ti fanno giocare. Cioè, questo è il a gennaio lo è diciamo senza soldi, nel senso che ovviamente non so. hai Però quella disponibilità economica che magari può avere un Monza, non è reddito senza soldi perché non ne abbiamo. Però a I nomi li abbiamo gennaio fatti, però secondo me Zurkowski è un nome. lo Io adesso, al di so. là, diciamo, di quello che al di là di quello che stia facendo il direttore di Corpino a Firenze in queste ore, a me è spontaneo dire che diciamo, qualche telefonata la stia facendo. Sì, ma a Come ce ne siamo prescindere accorti poi. noi che c'è qualche giocatore che in realtà non sta giocando nelle squadre di appartenenza e potrebbe fare a caso del Lecce, penso che il direttore stia facendo la stessa identica cosa. Quindi io sono fiducioso in questa ricerca, perché a parte che comunque il direttore si è annotato una mancanza durante il mercato estivo, è un tarlo che secondo me si è tenuto in testa e Ma il cercherà in tutti i centrocampista lo modi. voleva fare già prima, no? Il centrocampista doveva Sì, arrivare Norman, poi non è arrivato. sì. Ma infatti credo, diciamo, che siamo su quella stessa lunghezza d'onda, cioè lui sa che gli Allargandoci sul manca qualcosa. discorso. Senza fossilizzarci sul centrocampista, ad esempio, ci chiedono di Shomuro. No, non è un obiettivo perché Lecce non vuole un altro centravanti, secondo me. A meno che non esca Cissé, però dubito che esca Cissé. Lecce non prenderà un altro centravanti, punterà su Persson. Shomuro non è un nome. Lecce proverà a prendere due mezzali, di cui una magari Bove, ed un terzino destro, perché Baschilotto farà il centrale, il buon Baschilotto. Baschilotto questa sera Ci su sono Sport Italia, tra l'altro, per chi lo voci su un volesse imminente riscatto di Pongric. È impossibile, per un semplice fatto, perché Pongric prende 1,2 a stagione. Come possiamo riscattarlo oggi se mai, se poi c'è la possibilità che non retrocediamo in sappiamo. Serie B, non possiamo tenerlo? È impossibile riscattare oggi un giocatore perché non sappiamo in che categoria giocheremo l'anno prossimo. E se il prossimo anno giocheremo in Serie B, non potremo avere né Pongric né Colombo. Per adesso non si può parlare di riscatti. Allora, qualche altro messaggio. Le foto di Corvino e Barone, noi sappiamo che sono a Firenze per questioni personali, non per calciomercato. Monterisi, come si sta comportando a Frosinone? Siamo sicuri che il prossimo anno possa essere utile. A me, modestamente, Monterisi non piaceva. Poi è un gusto mio personale. Io l'ho visto che a Frosinone sta giochicchiando ogni tanto, che è legittimo giocare poco perché miglior Il difesa del Frosinone è primo in campione di Serie classifica. B, Prima miglior difesa del classifica. campione di Serie B, hanno preso 7 gol in 15 partite, ci hanno Lucioni in mezzo. Ho visto che ha fatto un paio di presenze da terzino. Io non credo che Tra l'altro Monterisi si è sia un ritrovato calciatore da Lecce. nella stessa situazione dell'anno scorso con Lecce, no? Io speravo andasse in una squadra di media classifica per giocare di più, e invece, cioè, non purtroppo, per fortuna del Frosinone. E c'è in questo momento una coppia abbastanza rodata, e soprattutto il Frosinone è primo in classifica, ed è difficile che rischi con dei ragazzi che non hanno mai affrontato il campionato cadetto se non in qualche apparizione. Vorrei capire se Bistovic è recuperabile nei ritmi e nell'intensità, oppure se è ufficialmente un flop. Ma noi possiamo fare ipotesi. La mia ipotesi è che è un flop lui come Aspils e come Egason. Per me non sono adeguati, però Ecco, è un pensiero non è mio. un'ipotesi, è Una un'affermazione sentenza, una netta. Per me è sentenza, una una sentenza. sentenza. È un mio No, però, parere. non è Io ho visto un'ipotesi. 20 partite e per me non possono giocare in Serie A con Lecce. Poi ognuno la pensa come vuole, molto sinceramente. Secondo Guarda, io ti me. dico, Bistrovic può giocare in Serie A in un centrocampo a due. Eldason ad oggi non può giocare in Serie A perché non ha quella mentalità da Serie A, perché Eldason tecnicamente secondo me è meglio di Bistrovic e di Askildsen,
secondo me, anche i tempi di inserimento. Ti ricordi l'anno scorso a Monza che inserimento Yes. fece? Cioè, ve lo ricordate? Lui ne ha Che fatti si due e li guadagna. ricordo a memoria. Monza e Spal, 2 su 38 partite lo Esatto, scorso anno. sì, però, vabbè, però non è sempre giocato, però un giocatore ti fa quel movimento, comunque non è un giocatore scarso, Andrea, ma è quel movimento te bloccato lo fa pure mentalmente. Bjorkgren che sta fuori rosa, cioè non è una cosa, una limpida qualità. E che sono per me un buon No, giocatore beh, che magari i può tempi di giocare in Serie inserimento ce li B, ha. può giochicchiare in Serie B, e Però Elgason che secondo classe è, scusami? Che cla 2001, no? me. È O 2000, 2001, cos'è? Vabbè, ma noi 2001. abbiamo È puntato fin giovane troppo, ancora. secondo me, su Elgason. Ha giocato Ma molto con Lecce sono Elgason, eh. d'accordo con te che non è pronto oggi e quindi andrebbe mandato in Serie B, in una piazza anche magari calda, dove può prendere fiducia, prendere coraggio, in una piazza bella importante dove si gioca qualcosa in Serie B, poi tanto in Serie B tutti si giocano qualcosa sempre, e vedere e valutarlo. Però in una piazza che gli dà fiducia, deve giocare 20 partite Elgason, e là si capisce se è un giocatore che può andare bene o no, perché Elgason qualcosa ce l'ha. Tu Bistrovic c'è lento, e Bistrovic c'è lento, quello è, magari ha il piede durato, ma quello è. Elgason, secondo me, non ci ha fatto vedere tutto quello che è, secondo me, poi non lo so. Per me, visto che Io non può giocare nemmeno nel centrocampo a due, per me ci sono giocatori che per ritmi in Serie A non possono circolare ed è uno di quelli. può Se essere, tu devi concordo giocare a due o a a metà. tre, sempre devi fare la corsa all'indietro a recuperare, devi dare il contropiede. Se non c'è la corsa, non la fai nemmeno se stai a due o a Però tre. A me Filippo, non piace. Non lo... Taxidis non era più veloce di Fece un Bistrovic, flop clamoroso attenzione. con Lecce in Serie A. Fece dei danni in vere conti Taxidis in Serie A Però ha con giocato Lecce nella perché era Roma, nel troppo Verona, lento nel come Cagliari. Bistrovic. Però là era pure Capito? Ma questione che difendevamo aveva pure 7 diverso. anni in meno quando faceva Verona, che poi l'hanno dato per pazzo quando Zeman preferì lui a De Rossi, che uscì come pazzo Zeman, e Certo, secondo me era De pazzo, Rossi, evidente. De Rossi Taxidis, ovviamente. Cioè, ci sono 10 categorie, no, no una, 10, ovviamente. Però per dirti che un giocatore, in Serie A non è la Premier. In Premier ti dirò Bistrovic può portare le borracce perché vanno a 1000. In Serie A il ritmo non è così alto, Guarda, seppur sia alto. se in Serie A il ritmo è alto pure per Bistrovic, immagina quanto è lento Bistrovic. Comunque, Pongracic 2,5, Solo 2,5 ha Stefano, preso se vuoi vendere difesa. al Di fantacalcio, 2,5 ha Bistrovic. preso. 2,5. Io no, di Bistovic, cioè, che devo dire? Diciamo, la sentenza di Filippo è abbastanza ormai definitiva. No, però l'unica cosa che dico è che mi riservo di vederlo in una veste diversa, non sicuramente come mezzala, e poi ne riparliamo. Sicuramente ha delle caratteristiche da play forse, da regista, cioè da Ti stai qualcuno che. sforzando, eh? Sì, mi sto sforzando perché in realtà, per come l'abbiamo visto fino ad ora, non riesco a decifrarlo bene perché non è un cagnaccio, quindi non riesce ad aggredire la palla, non è abile negli ultimi 30 metri. E l'ho visto l'unica partita forse contro il Cittadella, se non erro, Sì, è vero, là in sembrò un non male. giocatore che Perché il ritmo era Serie B. sapesse. Ma un Ma giocatore Cittadella va a mille. che sapeva, come dire, addomesticare la palla con più qualità degli altri. A me questo è cioè, l'unica sensazione che ho avuto in quella partita fu quella. E mi aspetto che almeno quella qualità venga fuori. Ecco perché dico, lo voglio vedere in una veste diversa. Sicuramente non come mezzala, ma neanche negli ultimi. Cioè, quando è stata una partita Con contro l'Atalanta è entrato all'ultimo. l'Atalanta, Sì. esatto, entrò all'ultimo, ma. Ospite, è con noi il buon Romeo Pavini. Ciao Romeo, grazie di essere con noi. Ciao, buonasera a tutti, grazie a voi. Ciao Romeo. Innanzitutto, come stai? Stai vedendo Canada-Belgio oppure come no, non te ne importa nulla? No, stavo giocando con mia figlia in casa, non stavo vedendo la partita stasera, quindi no. Anche noi nel mondiale stiamo lasciando perdere. Insomma, Roveo, questo Lecce come lo stai vedendo? Ah, diciamo che il giudizio secondo me è molto ma molto positivo su quello che ho visto finora. Chiaramente ci sono state delle difficoltà, ma era impossibile non averli. La Serie A è ricca di insidie e anche per come era stata costruita la rosa, cioè con moltissimi giovani,
era impossibile pensare che non ci fossero delle difficoltà. Però la squadra sta rispondendo alla grande. Ora direi che questi ultimi, soprattutto questi ultimi risultati, a noi tifosi leccesi sicuramente una prospettiva diversa del campionato, perché guardando la classifica ora chiaramente il campionato si mette sotto una forma molto ma molto più positiva, e danno anche una prospettiva importante, credo, alla società per quello che riguarda poi il futuro mercato, con tanti di questi ragazzi che il direttore Corbino ha portato. E sul calciomercato fino adesso stavamo parlando del fatto che dovremmo acquistare un paio di mezzali, e nella chat infatti dicono: ecco la mezzala che cerchiamo. Adesso non so, Romeo, se sei pronto Beh, eventualmente. fisicamente c'è, dai, sembra che fisicamente ci sia. No, fisicamente ancora dico la mia, nel senso che più che altro sto attento a mangiare, solo quello. Allenarmi poco. Mi hanno chiamato quest'anno a fare il campionato degli over 40, quindi già questo dice over 40, già la dice lunga su tutto. Onestamente non mi alleno, quindi faccio fatica anche negli over 40, perché se non mi alleno la palla, cado, dopo 20 minuti cadevo sopra la palla, quindi se non c'è forza nelle gambe non mi diverto. E poi soprattutto se non vinco dicendo la mia, non mi diverto doppiamente. Quindi la mezzala, penso che ho letto, leggevo di, essendo anche un grande tifoso della Roma, leggevo di Bove, Sì, che esatto. è un giocatore, secondo me, io l'ho seguito in questi anni e l'ho visto anche giocare in prima squadra in qualche spezzone. Secondo me è un giocatore giovane, forte, di grande prospettiva, potrebbe fare assolutamente al caso del Lecce. Insomma, abbiamo un buon parere. C'è anche Vittorio che ti saluta. Un saluto al capitano Romeo, lo vedo sempre in forma. Poi nella chat scrivono Romeo Ciao Vittorio, Capitano, ciao. ciao Papo, Luca Capitano Noscio e ciao Capitano. Vai Andrea, se hai qualche domanda. Io, ciao Romeo, una domanda sul centrocampo del Lecce. Abbiamo parlato appunto Bove, Mezzali. Secondo te effettivamente manca magari la mezzala di qualità, il giocatore che imbecchi le punte, vista anche la velocità dei tre davanti? Tu come la vedi? Cioè, nel senso, secondo te come è possibile migliorare quel reparto da parte di Corvino e Trinchiera? Beh, diciamo, partendo dal presupposto che Baroni non credo che abbia intenzione di cambiare modulo, perché questo 4-3-3 è oramai un marchio di fabbrica del tecnico. Penso che in Serie A probabilmente in quel ruolo lì potrebbe servire qualcosa ancora a Lecce. Quindi ci potrebbe essere un innesto, e se ci fosse un innesto sicuramente deve essere un innesto di qualità, perché comunque serve un centrocampista che possa rifinire e quindi che possa dare quella qualità che poi in Serie A è fondamentale negli ultimi 30 metri, soprattutto in Serie A, e anche non solo un centrocampista che possa rifinire, ma anche un centrocampista che possa portare dei gol importanti, quindi che si sappia inserire, che possa andare al tiro anche da fuori area. Quindi io credo che la scelta, se così sarà, di inserire un centrocampista lì, possa essere una scelta giusta, e soprattutto giusta, secondo me, se viene inserito un centrocampista con quelle qualità. Ti chiedono, visto che lo conosci, le caratteristiche di Bove, che tipo di centrocampista è, quantità, qualità, dici un po'. Beh, Bove è un centrocampista moderno, è una mezzala moderna, secondo me, un giocatore che sa unire tutte e due le fasi, ha qualità sicuramente. È chiaro che essendo giovane e non ha esperienza, però va chiaramente aiutato e va inserito all'interno di un contesto che lo supporti. Parlo di un contesto anche societario che lo supporti, perché quando si parla di giovani
ci sta anche che possono avere qualche battuta d'arresto ed è lì che poi la società comunque deve far sì che l'allenatore continui a credere nei ragazzi, e penso che in questo Corvino sia un maestro. È un centrocampista, secondo me è una mezzala. È un giocatore proprio in un centrocampo a tre che può giocare da mezzala destra, da mezzala sinistra. È un giocatore che ha quelle caratteristiche comunque di cui abbiamo parlato finora. Prima di passarti la parola, Stefano, inseriamo Romeo in una disputa che c'è all'interno della redazione fra me e Vittorio Murra, ovvero su Bistovic. Non so se hai visto delle partite in cui Bistovic giocava quest'anno, tanto sta che ci sono due partiti, c'è il mio partito che non dico che è contro Bistovic, però non lo stimo particolarmente, per me è molto lento, non mi piace come giocatore, però c'è Vittorio Murra che lo difende a spada tratta. Ora non so se l'hai visto e che ne pensi. Allora, Bistrovic, io l'ho visto giocare in poche occasioni, devo essere onesto, nel senso che non è un giocatore che ho almeno, di cui ho visto fare almeno tre partite che posso dare un giudizio. Quindi mi viene un po' difficile, se non vedo un giocatore almeno tre partite, dare un giudizio, perché non ho visto tutte le partite del Lecce, chiaramente. Quando non posso vedere le partite vado a vedere gli highlights, quindi comunque seguo sempre il Lecce, però non è un giocatore sul quale ad oggi ti potrei diciamo, inserirmi perentoriamente in questa disputa tra te e Vittorio. Vabbè, Vittorio, poi chiederemo a qualcun altro. Vai, Stefano. Ciao capitano, la prima cosa che ti dico è che da qualche Ciao. parte, non mi ricordo dove, infatti la stavo cercando. Mi ricordo che quando te ne andassi ti scrissi qualcosa perché lasciassi un vuoto e quindi ti voglio riportare ai tempi in cui vestivi la casacca giallorossa e ti voglio chiedere qual è il ricordo più bello, ma soprattutto cosa non hai mai raccontato, un aneddoto, qualcosa di particolare. Ma il ricordo più bello, diciamo che i ricordi belli sono tanti, anche se devo dire che quello che poteva essere il ricordo più bello non sono, negli anni in cui sono stato là non lo sono riuscito a raggiungere, quindi c'è quel tipo di rammarico perché non siamo riusciti a ottenere la promozione nei 3 anni in cui sono stato a Lecce, però se devo dire un ricordo bello, di ricordi belli ce ne ho tanti, posso parlare di qualche gol, magari in qualche, non è che ne ho fatti tantissimi, però di quelli che ho fatto, qualche gol che mi ha regalato particolare soddisfazione, potrei dire quello nel giorno del mio compleanno contro il Catanzaro, con l'esultanza sotto la curva, quando mi sono arrampicato Grande. su, sì, che mi sono arrampicato, diciamo, sui cartelloni pubblicitari, che ogni volta che lo rivedono i miei amici mi prendono sempre in giro perché non riuscivo a salire, che mi scivolavano i tacchetti. Potrei dire il gol in finale d'andata contro il Frosinone, che è stata anche quella un'emozione bella, con uno stadio, insomma, che bolliva di passione, ma ne potrei dire tanti altri. Sicuramente questi, io ad esempio ricordo come posso dire, in maniera un po' particolare, con un dolce amaro, la trasferta all'Aquila, dove feci, secondo me, un gol molto bello di Bellissimo, controbalzo su un bellissimo. appoggio di Miccoli, e dopo 5 minuti venni espulso. Quindi mi ricordo, ecco, sono tante le cose belle che ricordo, insomma, di quella stagione. E mi hai chiesto poi, mi hai detto, oltre a questo? No, niente, poi ti volevo solamente ringraziare per aver colmato una distanza anche con il tifo in quegli anni che non era semplice, e sei riuscito comunque a ricoprire anzi a vestire la maglia da capitano in una maniera incredibile, e poi dall'altro lasciando, come ti dicevo, un vuoto quando andassi via, andassi a Matera, se non ricordo male, un vuoto incolmabile, quindi era solamente, diciamo così, un attestato di stima importante. Ti ringrazio, ma fa sempre piacere. Io poi mi capita anche di venire a Lecce, a parte ho ancora tantissimi amici, quindi anche quando vengo a Lecce, anche sono passati tanti anni, io sono andato via nel 2016, siamo nel 2022, quindi sono passati un po' di anni e
diciamo che anche dopo di me, di giocatori parecchio più bravi di me, ce ne sono stati tanti, quindi fa sempre piacere, però quando torno a Lecce comunque vedere tanta gente che mi saluta con affetto, quindi queste parole chiaramente sono parole che mi continuano a riempire d'orgoglio, perché poi parliamo sempre di... Io devo dire che ho fatto 17 anni da calciatore professionista. La gente quando mi fermo, quando mi trovo a parlare, anche qui a Terni, dove vivo adesso e tutto quanto, a me mi chiedono sempre tutti come se, ma quanto bene sei stato a Lecce, ma è vero che è così bella quella piazza, ma non mi chiedono di nient'altro, sempre tutti che mi dicono, ma come si sta lì, ma è una meraviglia, ma che tifoseria, ma che stadio, ma quindi questa è una cosa, penso che... I tifosi del Lecce, che la gente che ha nel cuore questi colori può portare in alto con orgoglio. Romeo, ma se il palo di Beretta fosse entrato? Palo di Beretta fosse entrato, probabilmente mi sarei tolto qualche soddisfazione in più, perché penso che avrei fatto parte del, non solo avremmo vinto il campionato, ma mi sarei fatto. Avrei fatto parte sicuramente anche almeno nella stagione successiva della rosa del Lecce che avrebbe affrontato la Serie B. Quindi penso che oltre ai tanti bei ricordi che ora ho e alle emozioni che ho vissuto, sicuramente ne avrei avute maggiormente se quel palo fosse entrato, perché secondo me quella partita poi alla fine è stata decisa in quei due episodi tra il palo di Beretta e l'infortunio di Fabrizio, che hanno cambiato un po' in direzione Frosinone, poi l'andamento della gara. Ci chiedono. Allora, chiedo a Romeo quale giocatore lo ha sorpreso di più in questi ultimi anni e quale in particolare gli sta piacendo in questa stagione. Allora, secondo me il giocatore negli anni successivi a quelli in cui sono stato io, che ha diciamo trasformato anche un po' la storia del Lecce in campo, no, la storia, parlo la storia di quegli anni naturalmente, non la storia, cioè l'andamento in quegli anni della squadra, nei 2, 3, 4 anni successivi in cui sono stato io, sicuramente è stato Mancoso, che è un giocatore che io insomma avrei voluto negli anni di Lecce con me, non so come sarebbe andata se ci fosse stato, diciamo, davanti a me, magari un giocatore, davanti a un giocatore di quantità come me, un giocatore di quella qualità vicino o davanti, quindi questo sicuramente. E dei giocatori di adesso, io devo dire che beh, per il ruolo Hjulmand è un giocatore che stimo, che mi piacerebbe vedere alla Roma, se devo dire la verità, nel centrocampo della Roma. Mi piacerebbe vederlo. Io ho molta, molta stima perché lo seguo già dallo scorso anno di Colombo, che secondo me è un giocatore che si acquisirà, se continuerà in questa maniera e quindi giocando con fiducia potrà far vedere belle cose a Lecce. Stefano, hai un'altra curiosità? Ma io stavo, no, riflettevo solamente sul, cioè il passaggio della finale di Carpi e quelli di Lecce, però non voglio tornare al passato perché altrimenti mi viene il magone. Parliamo diciamo, del presente. Cosa stai facendo in questo momento della tua vita? Hai lasciato il calcio completamente oppure sei ancora sui campi o insomma legato al mondo calcistico? Beh, diciamo che a me negli anni in cui giocavo ho sempre avuto, cioè sempre avuto dai 28-20 anni, 29 anni in poi, quando ho incontrato come direttore sportivo a Carpi Cristiano Giuntoli, l'attuale direttore del Napoli, avevo già deciso comunque che nel dopocarriera, già da lì avevo deciso che nel dopocarriera poteva fare per me o potevo provare a intraprendere un nuovo percorso come direttore sportivo, come dirigente. Assolutamente non come allenatore, perché è una cosa che proprio non mi piace. Per cui, dopo aver smesso di giocare, ora sono 4 anni che, diciamo, gestisco un complesso societario grande qui su Terni. Noi siamo arrivati, diciamo, siamo partiti con la prima squadra che faceva la seconda categoria e
e siamo partiti per creare un settore giovanile. Il presidente ha investito tantissimo sugli impianti. Oggi abbiamo 3 impianti che sono stati presi per 20 anni con campi a 11, a 7, a 5. Ci occupiamo di numerosissimi tornei, di tante situazioni. E oggi noi siamo arrivati lo scorso anno la prima squadra fa la promozione, abbiamo perso lo scorso anno la finale playoff per andare in eccellenza all'ottavo rigore, negli spareggi, purtroppo. E poi abbiamo un settore giovanile d'elite, che oggi è diventato in soli 4 anni il settore giovanile, uno dei 2 o 3 settori giovanili più importanti dell'Umbria, tant'è vero che oggi ci siamo presi l'ultima soddisfazione, che uno dei nostri 2005 che gioca da fuori quota, cioè da fuori del fuori quota, perché in realtà i fuori quota in promozione sarebbero 2004, 2003, 2002. Noi facciamo giocare 3 2005 titolari, e uno di questi è stato convocato anche per l'ennesima volta con la nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, guidata da Gianni Chedda, l'Under 18. Quindi diciamo che con numeri importanti, perché l'anno scorso siamo arrivati a 680 tesserati. Quest'anno abbiamo un po' diminuito, quindi diciamo ho intrapreso un percorso da dirigente, da direttore sportivo. Ho fatto il corso da responsabile settore giovanile. Io già la scorsa estate ho avuto un paio di occasioni per poter tornare a lavorare nei professionisti come braccio destro di un direttore o responsabile di settore giovanile in una società di serie C, però ho preferito continuare qui perché mi sto facendo un po' le ossa. E voglio aspettare il momento giusto per provare a fare qualcosa in più, perché penso che è una cosa non solo che mi piace fare, ma che potrei riuscire a fare discretamente bene, ecco. C'è Treble 75 che dici: Romeo, capitan Frara mi prende sempre in giro per la finale persa. Siete stati due grandi capitani entrambi. Ora non so, Treble 75, se sei un... Andrea, non ti sento. Hai il microfono chiuso, Andrea. Frosinone, no? Frara, Frosinone. Quella Sì, ma finale, com'è che dice. lo prende in giro? Cioè, lui come fa a Lo cioè, conoscerà. conosce. Conoscerà Frara, è una persona No, normale. io Frara, speravo fosse allora. un. Io e Frara siamo amici perché abbiamo giocato insieme nel 2005 alla Ternana. Quindi noi abbiamo fatto per tantissimi anni le vacanze insieme. Siamo amici, ci sentiamo praticamente sempre. Siamo amici. Quell'anno lì che ci giocavamo il campionato, noi chiaramente senza saperlo che sarebbe andato a finire con una finale tra noi e loro, abbiamo prenotato la vacanza insieme. Partivamo praticamente una settimana dopo la finale playoff, e quindi poi sapete com'è andata. E Lui io, contento, tu un po' se, meno. o meno, diciamo che qualche sfottò di troppo, però da parte sua, però siamo amici e quindi gliel'ho perdonata. E sicuramente ancora oggi, con qualche suo amico di Frosinone, lui ora fa responsabile del settore giovanile del Frosinone, quindi con qualche suo amico di Frosinone magari si diverte a parlare di quella partita, e ci mette ancora dentro qualche sfottò. Prima di salutarti, l'ultimissima domanda, tu hai giocato con Trinchiera da Ternana, vi sentite tuttora? Siete rimasti in buoni rapporti? Sì, io ci ho giocato alla Ternana, poi l'ultimo anno che sono stato a Lecce lui era direttore, quindi siamo in ottimi rapporti, sì, ci sentiamo, ma anche quando il Lecce è venuto a Terni lo scorso anno, che tra l'altro era una partita importante per il Lecce, fece anche una grande vittoria, sono stato in hotel, oltre a lui, insomma, ho visto tante altre persone dello staff, con Stefano in particolare. Ci sentiamo, sì, ci messaggiamo, comunque siamo rimasti in contatto, e quando ci possiamo vedere lo facciamo sempre con piacere. Niente, Romeo, noi ti ringraziamo tanto, grazie per essere stato con noi. Ci dispiace aver tolto tempo a tua figlia, adesso puoi tornare a giocare con lei. No, è Sicuramente andata a letto, è andata a una letto. causa più. Vabbè, allora sei libero, dai, meglio così. Grazie mille per essere stato con noi, davvero grazie tanto. Grazie a voi e forza Lecce Ciao sempre. capitano. Sempre, grazie, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. E andiamo dritti.
con un altro ospite, Raffaello Lapadula di Calcio in Pillole. Grazie per essere con noi. Ciao ragazzi, grazie a voi per l'invito. Giornalista, ragazzi, quindi andiamo un po' sull'analisi del Lecce dall'esterno. Domanda di routine, domande di giornata. E stai vedendo Canada-Belgio oppure come noi boicottato? Sì, lo sto guardando, sì. È successo da quello che ho visto. C'erano un paio di rigori per il Canada nel primo tempo e l'arbitro, non so che stava guardando, onestamente. Filippo, hai visto, te l'ho detto, non mi stavi credendo, invece è vero, c'erano rigori nettissimi. Io ho mollato quando ha sbagliato il rigore Alfonso Davies. Poi c'erano due altri nettissimi dopo. Sì, altri due, sì, è incredibile, veramente. E comunque sembrava una partita più intensa, cioè più bella, più combattuta rispetto all'altra. Io ho visto qualche altra partita, cioè, magari sono stato sfortunato io, per carità. Ho visto l'Inghilterra che ha passeggiato e ho visto l'Argentina che io tifavo Messi, mi è dispiaciuto un sacco, quindi sono stato sfortunato prima adesso. Però sembrava carino questa partita. Argentina-Arabia Saudita io non l'ho vista, ma immagino che sarà una bella partita, però, perché comunque è una partita... Io ho pianto un po', però... vabbè, cioè, se fosse stato un tifoso dell'Arabia Saudita, vabbè, io ragazzi ci ho messi nel cuore, cioè io ho capito, messi no, nel vabbè, cuore, no, cioè, diciamo che bisogna... ho ricordato i pianti di, diciamo, della finale con Romeo, quello sì, però adesso no, i pianti dell'Argentina della finale di Frosinone, no, diciamo che è stata una somma, perché mentre vedevo l'Argentina sullo sfondo dovevo seguire lezione, quindi lezione più Argentina che perdeva, vabbè, non entriamo nello specifico, andiamo sul Lecce. Raffaello, tu come lo stai vedendo sul Lecce? Io onestamente lo sto vedendo bene, ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo, perché per il giornale per cui lavoro seguo qui a Roma, vivo a Roma, quindi seguo sia la Roma che la Lazio in tribuna stampa tutte le settimane, quindi ho visto Roma-Lecce dal vivo, e insomma quella fu una partita condizionata parecchio da un errore arbitrale, poi con l'espulsione di Hjulmand, credo, se non sbaglio al 20esimo. Sì. Ma il Lecce tenne bene il campo nonostante l'inferiorità numerica per tutta la partita, e secondo me, a mio modo di vedere, non meritava assolutamente di uscire senza punti dall'Olimpico. Giocò meglio della Roma, anche se giocare meglio della Roma quest'anno non è troppo complicato, perché praticamente tutte le squadre che hanno affrontato la Roma hanno giocato quasi sempre meglio. E per il resto ho potuto seguirlo soprattutto diciamo negli scontri diretti con le dirette avversarie per la salvezza. Ho visto la partita con la Cremonese, quella col Bologna, e forse nelle partite, paradossalmente nelle partite contro le dirette avversarie ha fatto un po' più di difficoltà, è andato molto meglio con l'Udinese, con l'Atalanta, con l'Inter, con la Juve. Con l'Inter non meritava di perdere, per esempio, la prima partita. Con la Juve credo che se Fagioli non inventa il gol dell'anno, praticamente quella partita finisce 0-0. Quindi credo che sia una squadra viva, una squadra che comunque sia ha 8 punti in più al momento, scusate, rispetto all'ultima che retrocede, perché Lecce 15, giusto, quindi la Cremonese quindi credo che sia in linea, e poi ha 3 o 4 giocatori, ragazzi, che sono tanta roba: il portiere, Falcone, il centrale di difesa, Baschirotto, il centrale di centrocampo, Hjulmand non è un giocatore, con tutto il rispetto, da bassa classifica. A me piace personalmente, però quella è una mia cosa personale, piace tantissimo il Colombo, il centravanti, perché lo seguo da quando giocava nelle giovanili, perché prima lavoravo per una testata che seguivamo le giovanili a livello nazionale, quindi mi sono seguito tutta la carriera, e a livello giovanile era impressionante. Quindi credo che è un giocatore al quale va dato un po' di tempo, perché comunque il salto in Serie A è sempre un salto complicato, ma sta già incidendo, perché comunque la rete con la Sampdoria è stato un gol decisivo, ha segnato a Napoli, ha segnato un altro gol che ora... A Udine, ecco. E quindi secondo me i presupposti, che non sono neanche più tanto presupposti, perché comunque sono passate 15 partite, quindi siamo a più di un terzo del campionato, sono ottimi. Ringrazio gli abbonamenti: Riccardo De Tommaso, Giuseppe Nestola, Marco 15685, Lamberto Alessio, Itaz Zara,
attacchi. Fatemi dei nomi semplici. Ti fa rabbia. Ecco, vi ringrazio. Ti fa rabbia. Vi ringrazio. Gruppo Telegram per gli abbonati. Scrivetemi dove volete sui social e vi aggiungo se volete partecipare al nostro gruppo Telegram per gli abbonati. Io, ragazzi, vi rubo la parola perché prendo l'assist che ci ha fatto Raffaello, ha detto che segue la Roma e la Lazio, e gli chiedo di Bove che ne pensa, quanto lo conosce in maniera approfondita. Sicuro un po' più di noi lo conosce perché la Roma l'ha vista con più frequenza. Non ho capito però chi è il giocatore? Bove, Edoardo Bove, che Lecce sarebbe... Ok. Sì, è un buon giocatore. Onestamente lui fra quelli inseriti da Mourinho in prima squadra, e quindi parlo di Zaleski e gli altri, è Volpato anche, ha giocato un po' meno. Però secondo me può giocarsi le sue chance. Cioè, io da questo punto di vista di Mourinho mi fido tanto. Cioè, è un allenatore che non ha paura a lanciare i giovani, e l'ha dimostrato proprio nell'arco della sua carriera, ma quando lo fa è perché ne è sicuro. Quindi Bove, secondo me, a Lecce può fare bene, trova un ambiente positivo, trova una squadra che sta andando bene, che può aiutarlo. Cioè, lui può aiutare Lecce e Lecce può aiutare lui a crescere, ecco. È un dare a avere in questo senso. Andrea. Ciao Raffaello, io ti volevo fare una domanda, visto appunto le tue la possibilità. Ora non so, Lazio e Roma non ti hanno giocato esattamente all'Olimpico con squadre impegnate nella lotta salvezza, però di sicuro hai visto, no, Monza, probabilmente la Cremonese. Ti volevo chiedere, lotta salvezza, tu come la vedi? Nel senso, noi abbiamo 8 punti di vantaggio sulla terz'ultima, molti per merito nostro, alcuni sono 8 per demerito delle altre, perché comunque oggettivamente stanno facendo male. La Cremonese non ha mai vinto, il Verona viene da 10 sconfitte consecutive, la Samp sta in crisi. Tu come la vedi? Secondo te quelle 3 a gennaio, col mercato o con qualche cambio, riusciranno a risollevarsi e quindi bisogna preoccuparsi, oppure quelle 3 sono, tra virgolette, spacciate? Allora ti dico proprio come la penso, al di là di quello che ho visto, perché le ho viste giocare praticamente tutte qui a Roma. Però tipo la Cremonese l'ho vista alla seconda partita di campionato, sì. Quindi ed è la squadra fra quelle di bassa classifica, oltre a Lecce, che mi è piaciuta di più, è stata proprio la Cremonese, cioè nonostante abbia 8 punti, e io credo che sia forse l'unica delle 3 delle squadre che sono in questo momento, sarebbero retrocesse, diciamo così, a poter pensare di imbastire una seconda parte di stagione tale da poter andare a recuperare dei punti sul, non lo so, sul Lecce, sullo Spezia. Io anche sull'Empoli non sono proprio sicurissimo che riuscirà a salvarsi tranquillamente. Onestamente Verona credo proprio abbia una squadra difficile che riesca a mantenere la Serie A con la rosa che ha a disposizione, anche perché i 2 giocatori migliori che ha, che sono Faraoni e Ilic, praticamente non hanno mai giocato perché sono sempre infortunati. La Sampdoria ha troppi problemi che non riguardano solo il campo, ha problemi in campo sicuramente, ma ne ha tantissimi anche fuori, e voi sapete bene anche che se hai una società che praticamente non c'è alle spalle, puoi fare il risultato la domenica diventa complicatissimo. Quindi io credo che la Cremonese, che paradossalmente è l'unica delle 20 in Serie A che non ha mai vinto, è quella che comunque sia ha mostrato un po' dei segnali migliori. Poi è pure vero che l'anno scorso la Salernitana ad aprile praticamente era spacciata, e poi è riuscita a salvarsi facendo un'ultima parte di campionato in una maniera incredibile. Quindi questo precedente potrebbe anche dar forza, no? Perché ormai c'è il precedente, potrebbe anche dar forza alle squadre verso il finale di stagione. E lo Spezia, io lo Spezia lo vedo un'altra squadra molto molto pericolante, ecco, da questo punto di vista. È vero che in casa fa sempre delle buone prestazioni, però fuori casa è una squadra che sta lasciando tanto, anche se ha vinto quella partita importantissima adesso a Verona prima della sosta. Credo che, insomma, la Cremonese, lo Spezia, il Lecce, io ci metto l'Empoli, è l'altra squadra che non mi ha convinto. Monza no? No, il Monza no, l'ho visto giocare con la Lazio qui, forse la partita prima, della quella antecedente. Sì, 1-0 tra l'altro, sì. Giocato tirato, bene dal Monza. Petagna, sì, che aveva fatto quel gol bellissimo. Secondo,
Secondo me il Monza ha a disposizione una rosa un po' superiore rispetto alle altre, proprio nel complesso totale, anche considerando i cambi che arrivano dalla panchina, è un po' superiore rispetto alle altre. Poi hanno tirato fuori a Palladino, cioè l'allenatore, che secondo me sta facendo bene, cioè quella è stata una scommessa veramente fatta bene, quindi penso che possa salvarsi in maniera abbastanza tranquilla. Stefano. Ciao Raffaello. Prima... Ciao Stefano. Prima ci dicevi che hai seguito Yulman con più attenzione e che nello stesso tempo hai anche avuto modo di scoprire un po' il mondo delle giovanili e dei giovani. Ti chiedo, così dall'esterno, che valutazione daresti a Yulman in questo momento? In termini economici? Sì. No, sono tanti soldi, ragazzi. Cioè, ora precisamente non te lo so dire, ma sono tanti soldi, è un giocatore spettacolare. Cioè, gioca in un ruolo dove è complicato trovare un giocatore che fa quantità e qualità messa insieme, prima di tutto. Cioè, è proprio raro a vedersi e lui lo fa estremamente bene. E poi è un leader nato, cioè io l'ho sentito anche parlare un po' alla fine delle partite, il modo in cui parla, è un giocatore secondo me ha un valore altissimo. Ora non ti so dire se 20, 25, 30 milioni, ma cioè, considerando le cifre che girano adesso nel calcio, il valore è Pullman, grazie ad Andrea, onestamente, perché io seguo spesso quello che lui scrive e l'anno scorso quando era in Serie B elogiava di continuo Yulman, ho detto ok, adesso devo... Io sono innamorato perso di Yulman, ma perché è un giocatore per me totale, sì. Ha tanto da migliorare, però è un giocatore... Poi, vabbè, lui, tra l'altro, Yulman è una storia particolare perché entra in una partita contro la prima in classifica, in Lecce Empoli, torce, sì, il primo pallone e lo pettina con la suola, saltando un avversario, e nessuno lo conosceva a Lecce perché lui veniva dall'ultima in classifica in Austria. Quindi ovviamente tu ti aspetti un giocatore inesperto, non dire inadeguato, però alla prima esperienza. Invece lui entra in quella partita, la cambia con delle giocate, con dei passaggi incredibili, la pareggiamo 2-2, perdevamo 2-0 in casa, la pareggiamo 2-2 e nasce questa favola di Yulman, che da quel momento praticamente toglie il posto a Taxidis, gioca sempre lui, fa sempre bene. Quindi c'è anche un rapporto affettivo ovviamente da tifoso del Lecce, però guardandolo in maniera... da esterno, infatti la domanda di Stefano è pertinente perché noi non riusciamo a dare un valore reale al giocatore essendo troppo tifosi, okay. Da fuori invece siamo di parte, purtroppo. Sì, siamo di no parte, ma in realtà guarda, Raffaello, la domanda te la facevo anche perché mi hai detto che segui il mondo dei giovanili, quindi sai bene, no, le quotazioni come ballano, come oscillano sì. Durante anche solo un mercato, tipo io faccio sempre il riferimento a Gnonto, che l'anno scorso sembrava, sì, un giocatore, sì, allucinante, ma così come tanti altri, io veramente me li sono quasi segnati tutti, però insomma andare a fare adesso tutto l'elenco dei giocatori che dopo una stagione hanno avuto delle quotazioni incredibili e poi sono andati a finire nel dimenticatoio, ce ne sono tante. Ecco perché ti dico, dall'esterno, sotto anche in virtù del settore giovanile della Roma, non tanto quello della Lazio in questo momento, non è nelle migliori condizioni, però quello della Roma, se si dovesse paragonare Yulman a un ragazzo delle giovanili, per dirti, diciamo, che quotazione potrebbe avere, perché noi, attenendoci a un valore, secondo me, oggettivo e sintetico dei vari portali, no? Si dice che la valutazione sia intorno agli 8 milioni, però insomma... Poi ovviamente ti vai a rapportare con la realtà. Ne vale di più, assolutamente. Ne vale di più, assolutamente. Cioè, per quello che sta dimostrando quest'anno, ne vale di più, assolutamente. Poi magari io fossi in lui, farei due stagioni in Serie A, in una squadra come il Lecce, per confermarti. Fai la prima stagione, fai l'exploit, poi ti confermi. Per me va bene anche 10 stagioni nel Lecce, va benissimo. Sì, ma io vi auguro di tenerlo, perché voi a Lecce avete avuto fior fiori di giocatori, cioè ragazzi, voi nella storia avete... Beh, Cristian Ledesma in quel ruolo... Cioè, ne avete avuti tanti, forse. Vucic, diciamo, Roma. Ne avete avuti veramente tanti. Sì, in quel ruolo, Ledesma. I giocatori forti li sapete riconoscere benissimo, molto meglio di tanti, no, altri. No, sai perché però la considerazione purtroppo nasce dal fatto che è da un po' di anni che non vediamo giocatori dalle alte quotazioni. Anzi, forse per risalire dovremmo veramente riprendere i vari Vucic e Ledesma. Ecco perché ci troviamo oggi spiazzati, perché in realtà abbiamo effettivamente
un giocatore che secondo me ha delle grandissime potenzialità, ma che non sappiamo, non riusciamo a immaginare quale possa essere. Allora, se i portali dicono che vale 8, intorno agli 8 milioni, io secondo me ne vale quantomeno il doppio, quindi siamo sui 15-16, secondo me. Però questa è proprio una cosa mia personale, non prendetela per tale. Lo vedresti meglio alla Roma o alla Lazio, gli chiedo? Alla Roma, perché serve come il pane un giocatore così, va. Perché hanno Cristante e Matic, Cristante e Diawara, che secondo me... Diawara non c'è, scusa, Camara, no, ho sbagliato. Camara. Mi sono confuso. E quindi sì, alla Roma più che alla Lazio. Va bene, ragazzi, se vogliamo piazzare Yulman a 20 milioni, io farei Raffaello qualche... Io a 20 firmo, No, però, Phil, spieghiamo perché Raffaello, ormai noi siamo entrati in quest'ottica che, oltre ad essere tifosi, appassionati, siamo anche economi, no? Allora iniziamo a farci due conti, diciamo, allora, questo giocatore... perché nel calcio moderno, oggettivamente... Io a 20 firme. No, nel calcio, ovviamente, diciamo, delle piccole, no? Delle piccole, è giusto che il tifoso inizi anche a prendere coscienza del fatto che questi giocatori sono importanti oggi, ma lo saranno ancor più in futuro, perché ti permetteranno di poi mettere dei soldini importanti per le successive... Ma poi Yulman, io auguro di giocare la Champions, sinceramente. Con Lecce. Che vada in un grande club. Con Lecce. Con Lecce anche. Ci vuole un po' di tempo. Vabbè, Raffaello, ti ringraziamo. Le basi sono buone, magari un giorno io vi auguro di giocare una competizione. Ma guarda, anche un preliminare di Europa League ci andrebbe bene, no? Per forse Andrea, ma prima glielo vendiamo a quanto deve essere, poi lo riprendiamo. Ragazzi, posso fare io una domanda a voi, ma Baschirot, cioè, che giocatore è? È una cosa bellissima vedersi. Per me è il più forte centrale della storia del calcio, però mi sto mantenendo il passo. Dopo Lorenzo Stovini. Io onestamente non lo conoscevo, l'ho visto giocare la prima partita di campionato contro l'Inter, e l'ho comprato al Fantacalcio, onestamente, e non è mai sceso sotto il 6,5. Guarda, Raffaello, è arrivato a Lecce per sostituire Calabresi, che qui era molto amato, tenuto al Pisa. È arrivato ovviamente tra le critiche dei Mugugni, cioè la gente ovviamente si chiedeva perché Calabresi, che era uno molto amato, l'aveva fatto tanto bene, perché Lecce avesse fatto questa scelta. Tra l'altro, 5 agosto, Lecce Cittadella, Baschirot si fa male ed Ermacu dopo 10 minuti, Baschirot poi subentra nel secondo tempo, credo ai supplementari, non lo so, comunque verso la fine della partita noi abbiamo perso quella partita in Coppa Italia. Gioca da terzino destro e non fa, diciamo così, la sua migliore prestazione. Quindi critiche Mugugni ulteriori. Sì. Inspiegabilmente con l'Inter fa quella partita che hai visto, tutta di adrenalina, di garra, si caricava, ha fatto chiusure incredibili, e da quel momento è diventato il messia, cioè è diventato l'idolo delle folle. E poi, ora, a parte il fatto che sia un idolo per i tifosi, anche per la sua storia, è comunque efficace, perché è veramente forte, al di là adesso poi dell'aspetto è forte davvero, cioè, è un giocatore, cioè, secondo me è uno di quei giocatori che, e poi chiudiamo, che, cioè, ha fatto una carriera magari fra Serie B, Serie C, no? E invece meritava forse già prima un'opportunità in Serie A, perché è veramente però è giovane, è 96, quindi ha un po' di anni ancora per dimostrare e per crescere. Speriamo bene. Sono felice che anche Raffaello sta crescendo nel mito di Baschirot. È un idolo che unisce. Proprio nel cuore, veramente. Peccato non sia stato convocato in nazionale, ecco, perché peccato. Se lo sarebbe meritato. Peccato davvero, infatti. Sì. Raffaello, ti ringraziamo davvero, grazie per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi, ragazzi. Grazie ciao a voi. Raffaello. Ciao Raffaello. Ciao, un saluto e un abbraccio. Ciao. Niente, ragazzi, gli ospiti odierni sono terminati, noi ci lasciamo 10 minuti altri,
Vi ricordo questo entusiasmo, che però porca vacca, oh, ragazzi, ci cioè, sembrava hai che messo la stesse, non croce so, sopra, che stesse dicendo, entusiasmo. non so, stesse raccontando le previsioni meteo di domani. Cioè, ho avuto questa Pioggia, impressione. bisogna porta comunque pioggia, sì. bisogna stare calmi, perché ragazzi, quando un ospite ti gasa non devi montarti la testa. Io mi monto la testa, resto umile, devo andare avanti fino alle 22:10. Settimana prossima ci state davvero rompendo tutto quanto. Lox, c'è Lox, l'opinione di Lox, non mi ricordo neppure come si chiama, presidente del canale. Lo chiamo Lorenzo perché ci siamo chattati in questi giorni. Ci sarà lui, il vostro idolo. Ci avete chiesto più lui che Sticchi Damiani o Corvino, quindi lo avrete mercoledì prossimo. Chiedetegli che volete, facciamo una puntata solo con lui. A un certo punto me ne vado, ve lo lascio da solo e gli fate le do tutte le domande che volete. A condurre. Comunque Filippo è finito Belgiorana da 1-0, assolutamente ingiusto. Sì, ma leggi, cioè, tenetelo 30 minuti, mio padre Lox, cioè io non so, la gente. Vabbè, dai, ragazzi, Vabbè. Io quando ero chiederemo un piccolo vedevo extra Ciccio allora. Gamer. Io vedevo Ciccio Gamer, che tra l'altro è Quando ero indagato piccolo, per cioè evasione l'anno mese un milione scorso, d'euro. Sì, quando no, ero dall'altro piccolo. te, cioè, C'hai non 21 è anni, che. eh. No, ma non è che chissà che cacchio ha 5 anni detto. fa, 5 anni fa, 5 anni fa io tornavo da Io scuola e Tonio vedevo Ciccio D'Artonio. Gamer. Io Tonio D'Artonio. Tu non Mercoledì sei c'è Lox, niente. gente impazzita. Allora. Quindi praticamente, scusami Filippo, voglio tornare su questo punto perché sicuramente molti se lo staranno chiedendo. Cioè, quindi Baroni e Corvino si trovavano tutti e due a Firenze così, perché sono andati al matrimonio, al battesimo di qualcuno, alla cresima, no? No, cioè, ti chiedo, cioè, secondo te e secondo Andrea ovviamente a questo punto. Ci sono trovati tutti e due il Se il 22 direttore novembre. Francesco Romano si è informato E no, ci mancherebbe, e ha no, no, io detto dico, quindi questo, sono, io cioè, lo sapeva. non posso che prendere atto di questa cosa, sinceramente. Non posso dire nient'altro. Io pensavo Sì, fossero quando andati Filippo per arriva l'antico arriva vinaio. per la No, schiacciata. quando Filippo ha riportato che era Francesco a dirlo, ovviamente tutti quanti giusto, cioè, alziamo le mani. Però fa strano questa cosa Vabbè, di comunque vederli Baroni è di entrambi. Firenze. Baroni è Sì, di sì, sì, Firenze. sì. Però non è che il Corvino direttore Corvino ha si sposta vissuto per 10 andarci. anni. No, però ha vissuto 10 anni a Firenze, aveva una casa a Firenze, aveva l'affittuario che stava facendo Vendo, problemi, forse, non lo so. Vabbè, non lo so. non sappiamo. Sì, sarebbe Poi, bella se questa poi scena, no? partono in due e tornano in tre Ronzulcrosti, Tra l'altro una non. foto bellissima poi, cioè io non so se l'avete analizzata Sì, ci sono bene, le io tre me. donne dietro, tutte e tre con una schiacciata in mano. È incredibile, si capisce che stiamo a Firenze da questo, perché tutte e tre No. le donne dietro hanno una schiacciata in mano. Ma non è che per Tournée caso a sono andati Lecce, pure no, aspetta, Stefano, fammi tournée a approfondire la tournée Lecce? che va da, no, parte da Arnesano, poi fa Campi Salentina, Muro Arnesano poi passa Leccese, pure. Casarano, Galatina e finisce la tournée. E questa è la tournée che farà il Lecce in questi giorni. Non lo dire così, Filippo, noi però spiega, speravamo di spiega, andare in ma Indonesia, no? spiega anche il Facevamo un motivo, però. charter. Spiega il No, motivo perché il ragazzi, Lecce non va. finché vai, torni in Indonesia, il clima, il tifo, perdi tempo, gli stanchi, ci L'ha alleniamo a Lecce, spiegato siamo. il presidente Sì. perché no? Non era opportuno in questo momento andare in Indonesia Poi in Indonesia per. adesso lo sai, cioè c'è il clima change, ci sarà Ma caldo, sì, penso. chi ha detto che fa caldo? No, non lo so. Vediamo, In realtà la capitale dell'Indonesia qual è, ragazzi? dovrebbe essere, diciamo che non dovrebbe fare caldissimo, in ogni Ignoranza, caso. ingiografia. Come si chiama? Bali? No. No, è Bali? Giacarta, Giacarta. Ah, Giacarta. Ah, Giacarta, Vediamo la capitale. Giacarta, è vero. Per una squadra come Lecce, giocare col tempo effettivo sarebbe un grosso svantaggio, considerato che ci saranno molte partite in cui potremo più perdere tempo, come abbiamo fatto. Ragazzi, ma il pasticciotto meccanico del Lecce produce grande calcio, io sto tranquillo. Come siamo svantaggiati noi, saranno svantaggiati gli altri, e quindi niente. Andrea, mi sta vedendo il meteo, Lo io sono stadio, particolarmente preso. Filippo, qualcuno prima aveva chiesto lo stadio, questione stadio. Giacarta, ragazzi, Lo stadio. diluvia per tutti i giorni, cioè Sono giovedì pioggia, fatti. venerdì pioggia, sabato pioggia, domenica pioggia, lunedì pioggia, martedì pioggia, incredibile. Ci sono Vabbè, prima, 25 gradi prima. adesso, 28 gradi di media, ma sempre pioggia, ma tra l'altro abbondante, quindi No, ma forse è la dall'altro, stagione delle ragazzi, piogge ci dovete pensare che per arrivare, soprattutto per programmare un viaggio del genere, cioè come questo. se Ma fosse dai. tipo un viaggio di nozze, Ma poi non cioè è. programmarlo Ora, è complesso. con tutto il bene, no? E l'amore smisurato per il Lecce, andare in Indonesia non è che tu guadagni tifosi in Indonesia, nel senso non è se la Juve, ora
cioè forse se porti Baschi Rotto vendi 50 magliette agli indonesiani, ma per il resto non sono, non sono d'accordissimo, Andrea, ma... perché comunque quest'estate diciamo la trovata tra virgolette commerciale fece successo soprattutto sui social, quindi perché no, è ovvio che se l'organizza, cioè o va organizzata per tempo l'anno prossimo, l'estate prossima anticipo, l'estate prossima possiamo fare l'amichevole contro Gerard FC. Sì, questa è la domanda, Filippo, per favore, anche sullo stadio ti prego rispondici. Non c'è nessuna, ma facciamo linea, questo stadio nuovo, Filippo, lo facciamo, no, vabbè, lo stadio abbiamo ad oggi 13 milioni che ancora ci devono arrivare materialmente, e per questo motivo che ancora ci devono arrivare in mano non è stato bloccato la questione della tribuna est, no? Perché Sticchi ci ha detto camera, ecco. La tribuna est stavamo iniziando a farla, poi quando abbiamo capito che ci entreranno 13 milioni abbiamo detto ma perché dobbiamo spendere soldi nostri quando avremo il finanziamento, aspettiamo settimane, mesi, sicuro meno di un anno, penso, a questo punto, perché Gioia Mediterranea. Ricordiamo che il progetto prevedeva la sistemazione della tribuna est per la partita contro la Juve, e poi sì. Ovviamente venuta a conoscenza di questi milioni che entreranno per i giochi nel Mediterraneo, la società si è fermata per valutare cosa fare. Io non so, lascio sempre questo cosa fare, perché secondo me in programma c'è qualcosa di importante. Adesso non so se è solo esclusivamente un ritocco strutturale, cioè andare a toccare le fondamenta della tribuna est per rinsaldarla così come era inizialmente il progetto, oppure quello di metterci mano cambiando quella che è un po' la forma e la struttura dello stadio. Queste cose non le sappiamo, ma in realtà e poi dicono i 12... 26 milioni, no? 26 perché milioni... ci sono 13, poi ci potrebbe essere un privato da ignorante, ignorante in materia, 26 milioni non bastano per uno stadio nuovo. Però quel 26 milioni è possibile, apre lo scenario. Ma dico, importante. Anche se fosse 26 milioni comunque puoi sistemare, ma puoi avvicinare, puoi fare... Però uno stadio nuovo, ragazzi, ma poi non aprirebbero degli scenari anche per quanto riguarda eventuali partnership e sponsorizzazioni e qualche investitore privato che con l'utilizzo di strumenti, quali per esempio quello del nome, quindi in bocco, potrebbero portare a una ristrutturazione totale. Secondo me di stadio nuovo è impossibile. Cioè, non è una cosa, ma io c'ho una paura, che neanche, Stefano, che neanche loro, magari lo stadio nuovo, no? Cioè sarebbe bello avere lo stadio nuovo, ma se lo fanno lo stadio nuovo sulle fondamenta del Viale del Mare, noi dove giochiamo? Mira, lo fanno là, ma che di mira lo fanno sullo stesso posto, che fai? Guarda, ragazzi, l'altro stadio? Guarda, vi rivelo questa cosa. Un po' di tempo fa quando si parlò della ristrutturazione dello stadio relativamente a seggiolini, rifacimento delle inferriate con l'inserimento delle vetrate, eccetera, eccetera. Sì, la prima, c'è quella di Liverani, per intenderci. E si discuteva su come si potessero avvicinare le curve. Questo mi ricordo che ne parlavo con un esperto all'epoca, che tra l'altro era anche... E, diciamo interessato nei lavori di ristrutturazione, e mi diceva che in realtà la ristrutturazione e soprattutto l'avvicinamento delle curve non è una fesseria così come all'occhio di un esterno sembrare, perché due sono le opportunità che ha una società quando va a fare una scelta: o quello di abbattere le curve e l'abbattimento costa, quindi cioè costa già l'abbattimento, oppure quello di costruire una curva a una curva già esistente, un po' come hanno fatto tipo Cagliari, lo stadio, un po' come hanno fatto a Padova, per esempio, anche se in questo momento sono bloccati i lavori perché, se non ho capito male, sono stati dei problemi per quanto riguarda la gara, ma così come è stato fatto, anche se non erro, a Bergamo. Anche a Bergamo è stata fatta una cosa di questo tipo, cioè la costruzione della nuova con andare praticamente a inglobare la curva precedente. E questa era anche l'idea che c'era a Bologna,
se andate a vedere il rendering dello stadio dall'Ara, anche lì si parlava di un rifacimento che non era buttare a terra il dall'Ara, ma quello di ristrutturarlo andando a metterci dentro praticamente qualcosa, per poi ovviamente renderlo, Stefano, con la curva, con le curve più vicine a Lecce diventa davvero una bolgia lo stadio, perché se tu ti rendi conto che quest'anno con Atalanta e Inter le partite mi vengono in mente adesso, quelle un po' più calde, sì, c'era una bolgia clamorosa, tu immagina con lo stadio, cioè con il campo sotto e lo stadio sopra, gli spalti, ecco, sopra. Sì. Proprio a livello acustico si sente una bolgia totale, quindi anche diventa... Daniele, anche Daniele, diciamo, mi sta ricordando dello stadio di Udine, e anche la Dacia Arena, la Dacia è arrivato alla Dacia Arena, che da come ce la narrano, ho parlato con chi era lì, miglior stadio d'Italia, cioè vi parlo di gente che stava nelle zone stampa, sì, no? Ce lo narrano come miglior stadio in Italia, e Daniele ci dice che 30 milioni l'hanno ristrutturato, sarebbe un sogno avere una cosa del genere a Lecce. Sì, tra l'altro però l'unica problematica di queste benedette ristrutturazioni è sicuramente perdite posti, cioè è scontato che tanto i 30.000 eventuale... mai non ce li abbiamo, no, però per dire adesso. Un'eventuale ristrutturazione con l'avvicinamento per esempio delle curve comporta che tu i posti dei distinti e una parte, diciamo, delle due curve sono andati a morire, perché poi devi andare a prevedere il settore ospiti, dove lo metti il settore ospiti, c'è una serie di cose che vanno analizzate. Beh, però, Cagliari, ripeto, tu non vedi Cagliari, il settore ospiti sta messo all'angolino lì, esatto, praticamente nella tribuna est gli hanno riservato un angolino al chiuso, però guarda, a Lecce secondo me, io l'ho scritto anche in un post l'altro ieri, poi è stato abbastanza ritirato, cioè nel senso molti hanno commentato, secondo me a Lecce una serie di 22-23 mila posti va più che bene, ragazzi, perché poi tranne in Serie A e nelle grandi sfide, cioè noi 20.000 siamo sempre 20.000. Sì, però lascia perdere, perché siamo 20.000 per le restrizioni, perché ci sono delle restrizioni date dall'impossibilità di, no, 20.000 abbonati, voi, ragazzi, 20.000 abbonati è fatto, no, Andrea. No, io in generale dico, cioè la capienza totale ed effettiva non è poi quella, no, è, no, lo so, però deportata, dico, cioè tu se fai 20.000 posti in uno stadio a Lecce si riempie sempre, cioè lo stadio è sempre pieno, non rischi mai, yeah, il del mare, però... ragazzi, è troppo grande. Però Daniele, magari, no, un domani se Lecce cresce, non è che possiamo avere la scatoletta di tonno, come... però, sì, Filippo, vale, la Juventus ha, credo, 1 milione di tifosi. Ma la Juventus, poi quei posti, cioè, li mette a vendere a 1.000 euro. Capito? 41.000 posti c'ha. Il Chelsea c'ha uno studio di 42.000 posti, fa la Champions da 20 anni. Cioè, non si pensare, però sono fidelizzati. Che dicano... Io non sono per gli stadi molto grandi, sinceramente. Allora, a me non piacciono gli stadi molto grandi. Tolto, poi sembra vuoto. Tolta la questione di un avvicinamento, io credo che se già la società riuscisse a raggiungere la copertura di tutti i settori attuali, secondo me sarebbe già una cosa, ragazzi, cioè incredibile, anche perché anche esteticamente lo stadio diventerebbe diverso. Anche se poi la est non so come fai a coprirla, però vabbè. Non siamo ingegneri, come vedevo, però già questo secondo me sarebbe. Però tu pensa, ti va alla est da 40 anni, ti è abituato a prendere sole in faccia e pioggia da tutte le partite, cioè, cosa gli sembra a una persona che va alla est? Io alla est sono andato forse 10 tutti, volte, anche per esempio, sì, però io penso ai settori un po' più tra virgolette popolari, no? Tipo la curva, che in questo momento qualche famiglia, o no, dico, a volte ci rinuncia perché c'è il bambino, beh, eccetera, certo, eccetera. La copertura è tanta roba, ragazzi. Ma veramente, io lo dico, cioè, lo dico con quell'aspettativa di veramente vedere lo stadio totalmente coperto, perché ne beneficerebbero tutti. E perché secondo me, infatti, l'unica mia preoccupazione è che in quei 13 milioni, 12-13 milioni di cui parlavamo prima, sì, Stefano, è difficile andare a coprire. Io farei un pronosticone mondiale di domani, perché mi sta piacendo sta cosa che Cassano ha fatto il pronostico, non ha presa una, lo stanno prendendo Cassano, in giro da, perché non ha mai preso nessuno Cassano ha mai preso qualcosa, dimmi, ha detto, allora, Andrea,
Andrea, noi dobbiamo andare per la nostra strada. Svizzera-Camerun. Allora, devo fare il pronostico, ma 1x2 o risultati fissi? No, no, guarda, andiamo pesanti, dammi il risultato x. Fisso. E anche io dico x. 1-1, 0-0. Non più di due. Vabbè, gol. Io dico che vince la Svizzera di Cortomuso, 1-0. Si sta giocando la schedina, Corea, Uruguay, Corea del Sud. 1-2. No, io dico 1. Io dico 2-0. Ho visto 1 2-0. Ragazzi, gli asiatici, erano forti, Valverde possono... Nunez, Valverde Nunez. No. Corea del Sud organizzati, mentalità. Tipo il Giappone. Vabbè, dove stai confondendo con la Corea del Nord? Vabbè, lasciamo stare. Portogallo Ghana. Tu nel 2002 avevi un anno, o forse eri appena nato, ma la Corea del Sud ha sbattuto fuori l'Italia nel 2002, comprandosi l'arbitro. Sono passati 20 anni, intanto abbiamo vinto pure il mondiale in europeo. Portogallo-Ghana. Ma è una partita strana, però mi aspetto... 1-1. Non è facile, è una partita abbastanza... Ghana, fisico, partita. Portogallo... Io lo dico, faccio la cassanata. 3-0 tripletta Ronaldo. 3-0 tripletta Ronaldo. Vai. Ma andiamo. Tu ami Messi e Ronaldo allo stesso modo? Cioè, questa cosa non mi è chiara. Che di solito ci sono quelli che amano Messi, quelli che amano Ronaldo, no? Tutti e due. Io... Lui canta sia le canzoni di Ligabue che quelli di Vasco Rossi. Infatti, cioè, devi scegliere. A un certo punto. A me casano entrambi. Ma Messi, cosa ti dà di Messi, sinceramente? No, dall'altro apro chiudo parentesi. No, apro e chiudo parentesi relativamente a Messi, perché ha dimostrato anche nel mondiale che nelle partite che contano è un giocatore. Sì, ragazzi, un giocatore da Barcellona. Nel Barcellona è un fenomeno perché sì, si sentiva a casa. Pure Bistrovic, pure Sciacco era un giocatore da Ucraina. Sciacco in Ucraina si sentiva a casa. Vabbè, dopo aver paragonato il più grande giocatore del calcio a Sciacco, Andrea Spezzi non rientra più. Da Spado, da questa dieta. Non lo cacciare, però, dai, ma no, vabbè, dai, tu guarda, dimmi la tua. Ma che dove? Torna Sperti e non parliamo più di Messi. Ha detto che Messi è come Sciacco e Bistrovic, cioè scusatemi. Ti ho detto semplicemente che è un giocatore come Messi, non può essere un azionatore migliore al mondo, secondo me, perché non ha dimostrato niente al di fuori della sua comfort zone. Perché in Francia il campionato lo vince anche Filippo Verri con la maletta di Strefezza, se giochi nel Paris Saint-Germain. Al Barcellona aveva fenomeni accanto. Vabbè, Messi Andrea, chi è il più forte di sempre? Messi è un fenomeno. Beh, il più forte di sempre è Maradona. Cioè, Maradona senza storia proprio. Per me. Tu, Stefano? Io dico Ronaldo il fenomeno. O Ronaldo il fenomeno, sì. Chat. Loro due. Vabbè, intanto che la chat ci dice che è più forte. Portogallo Ghana 1-1 io, 3-0 ripeto. Però segnali, perché poi dobbiamo commentare. Ma io dico 2-1 Portogallo. L'ultima Brasile Serbia. Bellissima, sì. Partita allora, ragazzi, bellissima. La mia giocata sarà over 4.5 ammunizioni. Però mo vediamo il 1-3, ragazzi. Vabbè, 1-3 no. No, ragazzi, il Brasile è una squadra da circo, cioè tutti c'è il rischio che la Serbia, ragazzi, che più che altro la mettono sul piano fisico e quelli là li distruggono. Sì, ma la Serbia, Milinkovic, Kostic, Vlaovic, Blasic, la Serbia gioca giocando contro una squadra italiana, come il Brasile contro una squadra italiana di prima fascia. Ragazzi, il Brasile è tutti i giocatori. Lukic, Lazovic, Milenkovic, bella squadra. Cioè, ragazzi, la Serbia è forte. 1-3. Come giocare contro... 1-3. Segna. Ma secondo me 1-1. Ragazzi, giocatevi i miei risultati fissi. Se vincete, mi mandate il 10%, perché tanto comunque stiamo bene uguale. Beh, il 10% sono almeno 1.000 euro. Sì, ho capito, però. Vabbè, ragazzi, cioè, gioca Filippo. No, io dico... domani va. Cioè, gioco. 3-1, ragazzi, il Brasile è troppo forte. Cioè, il Brasile lascia in panchina... Ma dai, ma che c'è il Brasile? In difesa, non sono d'accordo, Phil, non sono d'accordo.
ma neanche non c'è neanche l'attaccante per andare Neymar, e poi per andare a sfondare veramente quella fisicità non ce l'ha, però guarda, credimi, ma nel calcio attuale, Antony, quando tu incontri una squadra fisica, è difficile da gestire, ma difficile, cioè se la metto sul piano fisico, o comunque se si fanno attrarre dalla fisicità, non esce. Migliore della storia Faria, sono d'accordo. Sì, infatti ho letto. Sì, ma io sono d'accordo con lui, in fin dei conti. Con questa perla ricordiamo la massima di serata Messi e Sciavo. Vabbè, stava facendo le rivoluzioni. Comunque, secondo me dovremmo informare Shakov, se vuoi, Bistovic domani lo vorrà seguire, insomma, per vedere un attimo. Possono andare insieme? Per una questione solamente di velocità. Tu immagina un centrocampo Bistovic-Shakov, cioè centrocampo rapido. Bistovic-Shakov-Tom Aie. Ecco. Ma neanche se Tom Aie era pure un po' più mobile, no? Lascia stare, mobile dell'Ikea, mobile dell'Ikea. Poco lo era. Vatti a rivedere qualche video. Ciao cari. Vabbè, ciao a tutti. Ciao.